Ed almeno 5 impiegati che lavoravano nel magazzino Costco di Vaughan sono risultati positivi al coronavirus. La notizia è stata confermata dal sindaco Maurizio Bevilacqua, che in un tweet ha sottolineato che la sanità pubblica della regione di York sta collaborando con Costco nel prendere misure preventive come la disinfezione dei locali, i test sul personale prima del turno, ma anche l'applicazione delle norme sul distanziamento sociale. Il negozio rimane attualmente aperto. Abbiamo avuto il piacere di parlare con il sindaco Maurizio Bevilacqua, che ci ha fornito i dettagli sulla situazione Covid-19 a Vaughan. Innanzitutto voglio dire che sì, è vero che questa situazione è successa a Costco e il nostro capo della sanità della regione sta in comunicazione con i dirigenti di Costco per vedere che quale maniera si può andare avanti, nel senso che non so se la scelta fatta da Longo, per esempio, fu di chiudere il negozio per 14 giorni dopo una visita iniziale del direttore della sanità. Oggi dobbiamo cercare di diminuire il rischio per i nostri cittadini, perché alla fin dei conti qui si parla della salute dei nostri cittadini. Noi abbiamo ovviamente, per quanto riguarda il distanziamento e via di seguito, abbiamo delle leggi che abbiamo introdotto con lo scopo e con la meta di proprio ridurre questa trasmissione del Covid-19. Questa è una decisione ovviamente commerciale, però bisogna sempre ascoltare a tutto ciò che dice il nostro capo della sanità della regione di York, perché alla fin dei conti bisogna seguire i suoi consigli.